Sentieri dell'anima. Galeotto fu il sasso ed il ruscelletto. A casa della vedova, sì incoronata, viveva anche un giovane, un figlio del suo defunto marito Vincenzo, Vito, detto anche Vitino, un bel giovane. Dal padre aveva ereditato tre cose. Solo tre cose: gli occhi azzurri, la passione per la musica e la passione per le donne. Ma questo è un altro discorso. A questo giovane Vitino piaceva suonare, andare a suonare alle feste e andava con un suo amico di un paesino lì vicino, Zepeppe, Giuseppe. Lui suonava, Giuseppe cantava, raccoglievano qualcosa, giravano tutta la zona, conoscevano un sacco di belle ragazze. Erano giovani e, come tutti i giovani di tutti i tempi, avevano voglia di vivere la loro vita intensamente. E la loro allegria solare piaceva alle ragazze. Giuseppe aveva una sorella, ma Vitino, all'antica, rispettoso del suo amico, non la degnava di uno sguardo. La ragazza Maria, una bella ragazza, piccolina, non alta, scura di pelle, con degli occhioni neri, grandi e dolci, dei capelli neri, lunghi e ricci, ed una fronte alta, come quelle delle Madonne dell'Ottocento che si vedono in qualche affresco, veramente molto dolce, molto bella. Si chiamava Maria, come la Madonna anch'essa. Ma Vitino, di quegli occhioni dolci che gli morivano dietro, non se ne accorgeva. O se se ne accorgeva, era la sorella del suo amico Giuseppe. E quegli occhioni, grandi e dolci, lo seguivano sempre, erano proprio occhi di donna innamorata. Un giorno, mentre Maria si ritirava dall'uscello, dopo aver lavato i panni sulle pietre del ruscello, perché allora così si lavava nel fiume, nell'uscello, vide che stava arrivando Vito, e vuoi la distrazione, vuoi il sasso viscido, intanto che Vito passava scivolò nel fiume, il fiume, un ruscelletto, cadde nell'acqua, aiuto, a fuoco, aiuto, 20 centimetri d'acqua. Vito accorse, non poteva non accorrere, la salvò da 20 centimetri d'acqua. Maria lo ringraziò, lo abbracciò, gli disse: mio salvatore, mi hai salvato,
Ma adesso come faccio? Sono tutta bagnata. Come mi ritiro a casa? Cosa dirò? Cosa penseranno i vicini? Dove sei stata? Cosa hai fatto? Vito ci pensò un po' su e poi disse: dobbiamo asciugare questi abiti, accendo un fuoco e li asciughiamo. Come li asciughiamo? Disse Maria. Mi dovrei spogliare, ma tu promettimi di non guardare. E Vito, incrociando le dita dietro la schiena, disse: prometto sulla Madonna del Carmelo, prometto sulla Carmela Santa Vergine, chiuderò gli occhi. E in effetti, tenne gli occhi chiusi. Ma a un certo punto Maria ebbe freddo, tremava, aveva freddo. I panni erano stesi ad asciugare vicino al falò, lei era completamente nuda. Ed aveva freddo e si avvicinò vicino a Vito, che per riscaldarla la abbracciò, ma sempre ad occhi chiusi, la abbracciò dolcemente. E così si dettero il primo bacio e si conobbero. E entro qualche mese incominciò a intravedersi il figlio dell'ruscello, e i due si sposarono ed ebbero una grande figliolanza. E tutte le volte che passavano da quel posto si ricordavano di quel sasso, e Maria sorrideva e anche lui sorrideva, perché entrambi sapevano che si erano voluti. Galeotta fu il sasso e il ruscelletto.